Napoli ha assolto il capo della polizia Panza e l'ex presidente della regione Bassolino per l'emergenza rifiuti, il processo che li vedeva imputati. Lei vuole commentare questa assoluzione? Ma innanzitutto mi sembra una parte, diciamo, di una serie di processi che hanno riguardato alcune persone che si sono rese responsabili del più grave scempio che questa terra abbia mai avuto. Non commento in alcun modo questa sentenza, semplicemente a me, come persona che ha ereditato quello scempio, mi interessa la verità giudiziaria, ma mi interessa soprattutto fare in modo che mai più questi territori possano vivere quello scempio o vedere nuovamente i protagonisti di quello scempio che diventano protagonisti della vita politica. Sono scenari diversi, una cosa è la via giudiziaria, una cosa è la via politica. Noi abbiamo cancellato quell'infamia che ancora oggi attraversa certe volte le immagini del mondo. È di qualche giorno fa che addirittura il più importante quotidiano nazionale ha dovuto dire Parigi come Napoli in occasione di un'emergenza rifiuti momentanea a Parigi per uno sciopero, e portavano le immagini quella esperienza. Io credo che sul piano giudiziario qualcuno debba pagare per quello che è accaduto, ma non mi riferisco a questo processo, perché questo processo credo che sia una parte molto residuale di quel tema lì. Spiace che, insomma, sul piano giudiziario in questi anni non si è fino in fondo trovato il responsabile e i responsabili di questa storia che è passata come terra dei fuochi, come emergenza rifiuti. Noi ne paghiamo ancora le conseguenze, ne paghiamo le conseguenze d'immagine, ne paghiamo le conseguenze economiche, perché approfitto di questa domanda per ricordare a tutti che nella nostra bolletta ancora tutti noi come cittadini paghiamo l'irresponsabilità, l'incapacità e l'affarismo di chi in quegli anni ha imperato politicamente, economicamente e mafiosamente nei nostri territori. Quindi noi andiamo avanti e abbiamo dimostrato che cosa? Che l'emergenza rifiuti è finita con l'onestà, col coraggio, gettando fuori la camorra dal ciclo dei rifiuti, e andiamo avanti anche qui in città metropolitana, lo stesso lavoro lo stiamo facendo con Sappana. Quindi questo mi sento dire, basta, credo, ho già detto troppo.